Per me come attore intanto questo film significa l'esordio al cinema, quindi è un esordio importante e un tema interessante da raccontare, quindi è una grande occasione per me come attore e una grande occasione per il pubblico di conoscere una storia che purtroppo fino ad ora si ignora, e quindi è una bella opportunità per raccontare un D'Annunzio che non si conosce, perché si è abituati ormai a pensare, magari non qui a Pescara, però spesso si pensa che D'Annunzio sia un poeta, un artista etichettabile come fascista e quindi riconducibile a un tipo di pensiero, di mondo. E in realtà questo film racconta proprio un D'Annunzio inedito negli ultimi 3 anni di vita, e quindi è bello che il pubblico, come sta imparando a scoprire, riscopra un poeta che si era dimenticato di conoscere, ecco, perché poi quello che la sua poetica racconta in realtà è una parte di passione, di spiritualità, che D'Annunzio era, e che etichettarlo come fascista fa perdere di vista, ecco. Studiando questo percorso, che poi è un percorso di formazione per il mio personaggio, grazie a D'Annunzio, ho imparato insieme a Giovanni Comini, che è il personaggio che interpreto, quanto D'Annunzio in realtà fosse un personaggio, sembrerà banale dirlo così, però troppo tridimensionale per poter essere bidimensionalizzato, ecco. Quindi insieme a Giovanni Comini ho riscoperto questo grande poeta, che poi permette a chi lo scopre di aprire gli occhi su un intero periodo storico anche. Sul set è andata molto bene, perché, come ho già detto più volte, questo il nostro non conoscerci è la nostra differenza, ovvero lui non so quanti film ha fatto, io al primo. Questa differenza ovviamente era la stessa differenza che poteva esserci un po' tra il giovane gerarca alle prime armi con una grande impresa da compiere e il vecchio poeta all'apice del successo e della carriera in fase molto esperto, ecco. E quindi questa roba qui l'abbiamo utilizzata anche tra me e Sergio per giocare sul il nostro studiarci, tu alle prime armi, tu mostro sacro, e quindi molto del rapporto fra Giovanni Comini e D'Annunzio del film è il rapporto che si è creato, si è sviluppato fra Francesco Patanè e Sergio Castellitto. Ma penso che sia una grandissima iniziativa, è un'iniziativa molto molto importante, e sono contentissimo che questo film, con tutti i vari disguidi, colpa del Covid, sia riuscito comunque ad uscire in tempo per essere presente questo film alla terza edizione. Quindi sono molto molto contento di essere qui, soprattutto io personalmente, a poter raccontare, a poter rispondere alle vostre domande e a poter raccontare questo bel film a questa città.